Oggi abbiamo presentato l'esito di un lungo lavoro che aveva come obiettivo quello del rilancio dell'Agenzia della Casa, un servizio di grande importanza rivolto ad favorire ed incontrare domanda offerta sul tema dell'edilizia a canone concordato e quindi per favorire la possibilità di arrivare a sottoscrivere accordi di locazione e di affitto di appartamenti e di alloggi anche rivolto al settore privato, quindi non solo quello propriamente dell'edilizia residenziale pubblica. Questa funzione dell'agenzia si era negli anni passati andando via via sempre più spegnendo, l'impegno dell'amministrazione nel nostro programma era quello appunto di rilanciarlo e così è stato con il bando che ha visto assegnato questo servizio alla Fondazione Casa Amica, che in stretta collaborazione con ALER e con tutti i soggetti che a vario titolo intervengono su questi settori come sindacati inquilini, associazioni proprietarie di case e ALER stesse, ha dato vita appunto a una serie di accordi di collaborazione e di condivisione appunto per incentivare e favorire sempre di più questo servizio, che ha avuto anche concretamente come effetto finale l'inaugurazione di un portale Abito Bergamo, nella quale sarà possibile trovare in una modalità molto semplice e diretta per tutti coloro che ne hanno bisogno e necessità informazioni sulle diverse linee di finanziamento rivolte a questo tipo di persone e di bisogni, oltre che anche un'interessante sezione Trova Casa, nella quale si potrà anche vedere proprio fisicamente gli alloggi e gli edifici a disposizione in cui andare appunto ad sottoscrivere contratti di locazione di questo tipo.